e per diffondere la consapevolezza che queste patologie oggi si possono curare. Simbolo di aggregazione per chi per troppo tempo ha vissuto nell'isolamento imposto dalla malattia, il fiocchetto lilla è per radunare in un unico coro le voci di chi ha vinto sulla malattia, di chi testimonia con la propria storia di vita che guarire dalle sfide elementari è possibile. Simbolo di rispetto verso chi soffre, il fiocchetto lilla è per supportare le famiglie e chi giorno dopo giorno, coraggiosamente, continua a lottare per la vita, con tutte le proprie forze, per conquistare la libertà di essere se stesso, senza arrendersi mai. Una giornata di conoscenza e approfondimento. Tavola rotonda questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Baronale, in occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla sui disturbi del comportamento alimentare. Dopo il convegno dell'8 marzo proseguono gli appuntamenti voluti dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessore Annalita Ottaviano e dalla consigliera Carmela Pomposo, per sensibilizzare le giovani generazioni su queste tematiche. Stamattina siamo qui con le scuole e con le istituzioni. Oggi è 15 marzo, quindi il ricordo del fiocchetto lilla. Siamo qui per ricordare agli allievi che praticamente è un problema quello del disturbo l'alimentazione che inizia già nell'età adolescenziale, ma le istituzioni presenti sono solidali e quindi ciò che hanno bisogno le scuole non essere lasciate sole davanti a questa guerra, ma bensì c'è bisogno di una rete di solidarietà. Siamo a fianco ai giovani per dimostrare il nostro supporto e magari cercando di risolvere il problema con professionisti, quindi con psicologi, psichiatri e nutrizionisti. Oggi abbiamo l'Istituto Scauda, quindi abbracciamo una fascia d'età che va dai 12 ai 15. È un disturbo che attanaglia questa fascia di età, ma anche oltre, anche i 40, i 50 e i 60. Esperti a confronto per affrontare e discutere a 360 gradi di questi disturbi. I ragazzi sono direttamente coinvolti in questo argomento perché il rapporto col proprio corpo, particolarmente conflittuale durante l'adolescenza, potrebbe poi portare, in casi di particolare fragilità o sensibilità, a sviluppare un rapporto scorretto con la propria immagine, con l'immagine del sé. E i disturbi alimentari sono una manifestazione di un disagio profondo che tocca a noi adulti riconoscere, comprendere, accogliere e sciogliere attraverso il dialogo, attraverso la confidenza, attraverso la responsabilità che dobbiamo assumerci nei confronti dei nostri giovani. Quindi questa mattinata vuole essere non una celebrazione di qualcosa di triste, di una patologia, bensì una giornata di conoscenza, di approfondimento per qualcosa che sappiamo può essere combattuta e può essere risolta. All'incontro dibattito questa mattina erano presenti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Falcone Scauda. La nostra scuola è molto attenta a questa problematica e a tante altre che riguardano soprattutto la fascia di età dei nostri alunni e quindi l'adolescenza, ed è veramente un piacere partecipare ad iniziative come queste, perché veramente possono essere di supporto e di aiuto a questi ragazzi che si apprestano ad affrontare la vita e tutte le problematiche che potranno incontrare lungo il loro percorso. Quindi siamo convinti che partecipare a queste iniziative possa essere veramente un valido aiuto per questi ragazzi e soprattutto possa sensibilizzare anche le famiglie verso questi problemi che sono sempre più frequenti nella nostra società.